parla tanto di salute, che altro laddove partirà questo progetto per l'attività fisica adattata da svolgersi in due strutture penitenziarie principali della nostra città, che sono appunto il Gozzini e il Sulbicciano, che prenderanno il via per mettere a disposizione delle persone, ivi detenute, la possibilità di fare attività fisica, che è un'attività che ormai il nostro territorio ha imparato a conoscere anche in altri contesti, con tecnici formati, con professionalità, e quindi questo è un aspetto su cui le istituzioni hanno fatto un'ottima sinergia sia come comune che come regione, che come società della salute come ASL, e che ha trovato nell'UISP l'interprete sul campo, che ha una grande esperienza anche di attività sportiva o fisica, che dir si voglia, all'interno appunto dei penitenziari cittadini. Sì, abbiamo accolto con favore il progetto della Società della Salute di Firenze e l'abbiamo sostenuto per introdurre un po' di attività fisica all'interno del carcere di Sulbicciano. È un ambito sul quale la Regione Toscana, quello del carcere, è impegnata su diversi fronti. Adesso siamo anche impegnati sull'aiuto e sostegno a fare un po' di attività fisica, un po' di movimento, che sappiamo bene rappresenta un aspetto di prevenzione rispetto a tante malattie. Siccome la Regione Toscana peraltro ha la responsabilità delle politiche della salute anche all'interno del carcere, abbiamo ritenuto che fosse utile provare a introdurre e a fare anche in carcere quelle attività che hanno una funzione fortemente preventiva di educazione alla salute, e di farle attraverso l'AFA, che è un progetto che noi facciamo da qualche anno, che facciamo con l'aiuto e con l'intervento della WISP, che ci dà una mano e che lo gestisce, lo diffonde su questo e su altri territori. Quindi ci auguriamo che questo sia un pezzo ulteriore per sostenere e aiutare la popolazione carceraria anche sul fronte della salute. Grazie di essere qui, grazie direttore delle strutture preventive, grazie alla struttura alla salute della regione, al presidente dell'organizzazione provinciale, che è la società della salute. Questo è uno di quei figli che si riannodano dopo lo stop forzato a causa del lockdown. Questo è quello che va a partire appunto qualche mese fa, però siamo riusciti a ricomporre il palco che a partire adesso. È un progetto su cui un'amministrazione comunale, un'amministrazione, c'è stata una grande sinergia istituzionale nel mettere su questo tipo di progettualità, che consiste nell'erogazione di corsi AFA, attività fisica adattata, per chi non ha familiarità con la parola, in questo punto credo che le donne non hanno una grande familiarità, però quello dell'AFA probabilmente rimarrà piuttosto bene, anche perché nella prima precedente della stessa dottore era comunque presente all'interno del discorso pubblico del Ministero. A disposizione ovviamente delle persone che soggiorno sono detenute all'interno degli istituti penitenziari creativi. È un aspetto che l'amministrazione si inserisce in un percorso volto da anni a sostenere la promozione dello sport e dell'attività fisica all'interno delle due penitenziarie, un progetto che vanno avanti con la WISP all'interno della casa circondariale, che grazie a quella voce più presente, quello che pensava del progetto, con una proposta da dire alla forza tutto quello che evidentemente si può fare in un contesto così particolare. Questo è un pezzo in più, un pezzo di importanza, un pezzo che nasce grazie appunto ad una grande collaborazione istituzionale, con tanti soggetti che rappresentati, evidentemente ognuno ha portato la propria testolina del puzzle, affinché il puzzle riuscisse a essere messo a disposizione, secondo il principio costituzionale di diritto alla salute, che ovviamente va sotto il punto di vista, che lo sembra 32.
favorevole e in grado di spiegare come è meglio il funzionamento effettivo di questa iniziativa. Grazie per averci coinvolto anche questa volta in questo progetto, per cui ringrazio la parte politica, ma anche la direzione del carcere e anche il direttore del progetto. Ma vorrei, perdonatemi, vorrei includere ringraziamenti anche a quelli che sono i miei uomini sul campo, perché io ora sono qui, prendo il merito, ma Eva, Franco e Leonardo sono poi coloro che fattivamente portano avanti l'attività. L'attività che verrà coinvolto sei gruppi, uno al carcere di Monsignor, uno a Sotticiano, quindi sei gruppi detenuti hanno la possibilità di avere risposta ai loro bisogni dovuti alla sedentarità, quindi una migliore condizione di vita, socializzazione. E direi anche che questa nostra esperienza, aiutato anche a capire quali sono i parametri da osservare per poter dare alcune di queste risposte ai detenuti dei due carceri. Io credo che questo sia un momento difficile. Sarebbe stato più facile dire ma forse c'è il Covid e poi si preferisce. No, la musica non è abituata ad astenersi quando c'è bisogno e quindi abbiamo accettato volentieri questo impegno, questa sfida nuova all'interno dei due carceri fiorentini, perché crediamo anche che sì, è vero che ci vuole una certezza della pena, però dobbiamo dare anche delle occasioni alle persone, perché se pensiamo quando domani saranno fuori dal carcere, se queste persone hanno avuto delle possibilità, la probabilità di stare dentro il carcere in maniera diversa, facendo delle attività o sportive, o delle attività motorie adattate, credo che possa essere utile anche a un reinserimento nella società. Quindi questa doppia valenza ci vede impegnati, lo facciamo estremamente volentieri e ringraziamo ancora dell'opportunità, perché per noi questa è un'opportunità essere presenti all'interno di queste due e collaborare sia con la ASL, con l'amministrazione comunale, con la regione e con la direzione del carcere. Quindi sono io che vi ringrazio. Vai. Grazie a Marco Lerattini per aver proposto questa iniziativa, a quale noi come Partito Comunista dell'Alternativa abbiamo avuto veramente un plauso.
l'attività e l'attenzione insieme al carcere di Sonciano, ringrazio il direttore, ringrazio il professor Gialli, di provare a presentare un progetto per l'attività fisica adattata anche all'interno delle mura del carcere. Noi come Regione Toscana l'abbiamo sostenuto convintamente, anche perché la responsabilità della salute del carcere è della Regione, non del carcere, e quindi è della sanità in generale. E quindi la sanità ha il dovere di esplicare tutte le sue potenzialità e tutta la sua, tutti gli aspetti che la riguardano anche all'interno del mondo del carcere, compresa l'attenzione alla prevenzione, ai corretti stili di vita che riguardano appunto questa attività fisica adattata. La facciamo anche in questo caso insieme alla WISP, che è il nostro partner sull'APA tradizionale, storico, e che è in grado di portare all'interno del carcere non solo le competenze sotto il profilo sportivo, ma anche quella attenzione, quella connotazione sociale che un'associazione come la WISP ha e che è spiegata molto bene. Ringrazio anche naturalmente il direttore della Società della Salute di Firenze e la dottoressa Lombardi, che è la responsabile dell'azienda sanitaria, appunto è un fisiatra e è responsabile dell'azienda sanitaria per tutta la parte che riguarda la riabilitazione e appunto anche questa parte che riguarda l'augurio che ci facciamo che questo progetto possa coinvolgere tante persone, possa all'interno del carcere svolgere un ruolo di aiuto e sostegno alla prevenzione fisica, ma anche al miglioramento della socializzazione e all'aiuto a persone che stanno all'interno del carcere che devono avere anche le stesse opportunità di tutti gli altri all'esterno. Quindi sotto il profilo naturalmente della tutela del nostro lavoro. E con qui adesso il direttore del carcere. Io con tutto che stavo detto già tutto il soltanto che si arriva in un momento di questo progetto, arriva in un momento estremamente particolare, che quello post lockdown in realtà il carcere non ha ancora superato il lockdown e abbiamo ancora delle restrizioni, quindi un progetto che dovrà inserirsi però nel massimo di queste restrizioni ancora in tempo. Il resto non posso se non ringraziare l'assessore regionale, l'assessore comunale, l'associazione della salute, la WISP, l'ASL, per il contributo al progetto in generale, per il sostegno in particolare durante il periodo della massima emergenza epidemiologica che è anche grazie a voi se durante questo periodo la sollicitano ci sono state delle difficoltà. Grazie. Buongiorno, sono Sandra Rosano, mi dirigo alla Società di Carcere degli Istituti Penitenziari Preventivi e l'attività inizierà oltre che nell'Istituto Penitenziario di Sonciano anche a Gosini. Quindi questo c'è un investimento globale su tutta la popolazione adulta che è all'interno delle carceri preventive. Si tratta ovviamente un progetto particolarmente centrato su alcune delle difficoltà che le persone che vivono in carcere hanno e che sono legate al poco movimento che possono avere, che è ovviamente regolamentato, a come dormono, nel senso che c'è tutta una serie di motivazioni, cioè l'utilizzo di un certo tipo di letti, di un certo tipo di materassi, delle limitazioni, quindi sono tutti elementi che anche in persone relativamente giovani fanno sì che le patologie muscoloscheletriche siano abbastanza elevate. La voce della dottoressa Lombardi che molto meglio di me potrà parlare di questo. Chiaramente è un progetto su cui stiamo già lavorando, i nostri medici, che sono giovani medici molto appassionati, assessore, sono tutti precari, io ci terrei molto a riuscire a stabilizzarli perché sono stati
preziosissimi in questa fase di lockdown, veramente grandi, e sono quelli che ci aiuteranno a individuare le persone per le quali può essere più opportuna questo tipo di attività, perché non ce la faremo ovviamente ad andare a tutti, la popolazione carceraria è molto elevata, anche se si è un po' ridotto, come lo diciamo, sono tantissimi ancora i detenuti e detenute, quindi si tratterà di capire insieme, stanno già lavorando a individuare questa parte delle regioni, per cui cominceremo con l'autunno, tra le tante altre, è una delle regioni per cui cercheremo di individuare le persone a cui può essere più utile, sia da un punto di vista fisico che anche da un punto di vista mentale, visto che il carcere raccoglie parecchio di disagio mentale. Nelle mie vite precedenti ho lavorato alla chiusura dei manicomi, devo dire che il carcere, me lo ricordo ancora.